noi siamo qua a ricordare a questa amministrazione che esiste del materiale cartaceo, parliamo di una delibera di giunta, che mi dicono, io ne sono quasi certo, ma deve essere verificata, ancora attuabile, solo definanziata dal punto di vista di quello che era della copertura, per mettere in sicurezza questo intero quartiere. Guardate bene, vicino a questa chiesetta di Via della Madonnella non c'è solo una strada, è una strada di pubblico passaggio con un intero quartiere di tante famiglie che da anni aspettano. L'unico intervento registrato fu la delibera datata maggio 2012 dell'allora giunta Moscherini. Che cosa chiediamo noi? Viste le vicissitudini, gli ultimi fatti drammatici che hanno visto la mancata possibilità di accedere alle proprie case da parte di questi residenti, perché la strada è diventata impercorribile, o a meno che i padri di famiglia di questa zona acquistino dei fuoristrada, allora noi chiediamo al sindaco Cozzolino, ma pacatamente, di riprendere quella delibera. Noi ne abbiamo copia, le possiamo anche dare se il sindaco ci fa un cenno, ma sono passati 4 anni, di cenni non ne abbiamo visti, per ragionare con lui e finanziare, chiedere anche l'aiuto, visto che questa è una strada che si mette in Braccianese Claudia, di altri enti, per portare a compimento un'opera che è necessaria per questi cittadini, una strada con le relative fognature per cercare caditoie, quindi tutto quello che serve per mettere in sicurezza dal punto di vista dei servizi e del bene primario di quello che è praticamente la vivibilità di un quartiere, all'uscita su una strada come Termi di Traiano, quindi ad alta densità di circolazione, e tutto questo caseggiato, questa piccola zona, questo intero quartiere che è Via della Madonnella, che è stato sempre rappresentato dall'allora presidente Cosimi, noi diciamo interveniamo, non facciamo che lasciamo così anche la possibilità di poter intervenire laddove è tutto pronto, c'è un computo metrico, c'è una delibera già pronta, va solo rivista, ricontrollato, diciamo, rispetto al 2012 ad oggi, il computo metrico delle spese e renderla attiva. Io ne sarei grato all'amministrazione 5 Stelle se facessero perlomeno un'unica opera in città in favore dei cittadini.